10 dicembre 2018, Gabriel Garco si racconta a Domenica in dando vita ad un piccolo giallo a causa di una fede al dito.L'attore è stato ospite di Mara Venier, confessandosi senza filtri sulla sua vita privata. A incuriosire i fan è stato soprattutto un anello, molto simile ad una fede, spuntato sull'anulare della mano sinistra. Garco si è sposato? La sua risposta lascia spazio a molti dubbi. Se sono single? Potrei essermi sposato, ha detto mostrando la fede alla conduttrice. Legato ormai da tempo alla giovanissima attrice Adua Del Vesco, Gabriel Garco non ha svelato molto sulla sua vita privata, ma ha risposto per l'ennesima volta ai gossip riguardo la sua presunta omosessualità. La mia vita è cambiata, ha detto, sono una persona nuova, voglio fare regia e basta voci sulla mia omosessualità. Ho lavorato molto su me stesso e ho scoperto che la società non ci lascia la libertà di decidere come e cosa essere. Non voglio più parlare della mia vita privata. Non devo giustificare il mio modo di vivere o essere. Non voglio più essere giudicato per come vivo la mia vita. Il mio futuro? Sto molto bene, so cosa voglio fare e dove voglio arrivare. Ho due tipi di persone al mio fianco, ha aggiunto parlando con Mara Venier, un tipo che sono quelle a cui voglio bene, che voglio al mio fianco e con le quali voglio condividere tutto. L'altro tipo di persone sono quelle che uso per ottenere quello che voglio. Questa frase è stata tanto criticata, ma io ho avuto il coraggio di dirlo. Lo facciamo tutti. Nell'apostrofo ultimo periodo erano circolati diversi gossip riguardo la fine dell'amore fra Gabriele e Adua Del Vesco, entrambi non hanno mai commentato le notizie sulla loro storia d'amore, nemmeno quando i giornali hanno iniziato a parlare di una nuova relazione dell'attore con una donna misteriosa. Di certo Garco non ha mai nascosto la voglia di trovare stabilità e di completare la sua esistenza con una famiglia e un figlio. Nel salotto di Domenica In, l'attore ha ammesso candidamente di sentirsi pronto per diventare padre a 46 anni.